Golf e Covito, no, non credo che sia la prima volta, ma ultimamente non ho più parlato, perlomeno qui sui 2 metri. Golf Eco Victor non mi è assolutamente nuovo, ma magari mi dici il nome. Forse negli anni passati. Questo apparato è appena tornato dalla riparazione a Bologna, da Bianconi. Oggi è stato ricollegato il connettore dietro. E tutto qua, dai. Erano 7 mesi che l'apparato era in riparazione. E quindi torno a fare due chiacchiere qua sui 2 metri, 70 centimetri, se è il caso. Ti rimetto a te, ripeto il nominativo, Italia Zelanda 6, Università Delta Delta. Teramo, sono qui alla Madonna delle Grazie. Sì, qua il nome dell'operatore è Arrigo, Arrigo il nome dell'operatore. Ma ci è voluto così tanto tempo per ripararlo da Bianconi? No, a dire la verità, questo io l'avevo tolto perché io sono un impiastro, non sono un radiamatore di quelli tecnici. L'ha bruciato con la corrente della macchina, poi è stato qualche mese fermo, poi a inizio anno lo mandai a Bologna, poi è successo il virus e anche lui si è fermato un po' di tempo e mi è stato rimandato. In pratica una settimana fa, il tempo di mettere a posto un po' di cose qua in macchina e io non ho saldato neanche il connettore perché ho fatto fare il lavoro lì da Aldo, lì alla GBC. Meglio così perché pensavo che fosse roba di cavo, di antenna. Invece era questione solo di bocchettone, infatti sono andato a fare una prova con il ricevitore Uniden, facendo ballare un po' il cavo, visto che in pratica era in corto e non c'era praticamente segnale. Allora, per fortuna, pare roba di connettore, cambio il connettore e adesso sto parlando con te qui sull'R3. Ho fatto un po' di giri, ho sentito anche prima gli amici di Ascoli. Tutto qua, tutto bene quel che finisce bene, sono di nuovo in aria, a te. Sì, va bene comunque, sembra bene, bene. Tutto sommato è una cosa banalissima, insomma, no, sono di bocchettone, capirai. Va bene, no. Mi piace che ha ricordato Bianconi perché io mi devo rifornire di qualche antenna. Magari ho visto che c'è pure il numero di telefono lì sulla pubblicità, su GQ Elettronica, quindi tu mi confermi che ormai ha ripreso l'attività, insomma, tutto sommato. Va bene, sto cercando di sentirmi con l'amico Bruno, America Whisky America. Ma mi pare che non sta in frequenza. Allora, grazie per la chiacchierata.